Taglio del Nastro, ieri sera per la 13ª edizione della Fiera Agricola di Dragoni, tornata dopo 3 anni di assenza dovuto alla pandemia. Presente il sindaco Antonella Daloia che ha tagliato il nastro, il presidente dell'associazione San Ferdinando Luigi Miranda che ha curato l'evento con il patrocinio del comune di Dragoni. L'apertura della manifestazione è avvenuta alla presenza dei numerosi espositori e cittadini. Ma quanto sono importanti questi eventi per la promozione del territorio? E lo stesso primo cittadino a spiegarcelo. Buonasera a tutti. Sì, questo evento rappresenta una ricchezza per il nostro territorio e per tutta la comunità, sia dal punto di vista socioculturale, economico, ma soprattutto perché è un vero e proprio volano, per tutte le nuove iniziative che si possono generare di sviluppo dell'intera filiera agricola. Quindi noi ci auguriamo che, dalla promozione dei prodotti tipici locali questi possano diventare un giorno, eccellenze locali, sia riconosciute qui proprio nel territorio che a livello nazionale e transnazionale. Naturalmente vale lo stesso discorso anche per i piccoli imprenditori ed espositori che erano presenti nella grande piazza con le loro postazioni. Sì, certamente è un motivo di sviluppo della zona. Queste iniziative lasciano sempre un buon segno in tutta la zona perché abbiamo bisogno di pubblicità, abbiamo bisogno di essere conosciuti e naturalmente lo sappiamo, il settore agricolo per la zona nostra è un settore primario per cui va comunque tenuto conto e valorizzato nella giusta misura. E noi facciamo parte di un altro settore, il settore dei mobili, però comunque l'ambiente agricolo, Dragone è un paese prettamente agricolo. Da Dragoni è tutto, Lorenzo Applauso e Marianna Sartore per casertasera.it.